quarto round dell'Elf Chief 2021 al Misano World Circuit. Circuito Marco Simoncelli apre lo spettacolo di uno straordinario weekend, la Moto3 con la pole position in 1:43:130 di Matteo Bertelle, mascata benissimo, ancora meglio Elia Bartolini, mentre Bertelle è terzo perché meglio di lui al via Funk e Zonta Van de Korver, mentre Alberto Sura con l'altra KTM del VR46 Academy in quarta posizione. Saranno questi i piloti che se ne andranno. Subito purtroppo Rosenthaler con la sua moto, era qui come wild card, pilota della Rookies Cup, giù immediatamente nelle prime curve, e vicino a lui senza conseguenze anche Christian Lolli, campione di carica della Pre-Moto3. È grande battaglia, sarà così per tutti i giri di questa fantastica gara, con Sur che in questo caso prende il comando su Bartolini e ad inseguire Matteo Bertelle, Zonta Van de Korver. Matteo Bertelle che arrivava da prestazioni straordinarie davvero a Imola, qui sembra faticare un po' di più a rimanere con i piloti della VR46, mentre le loro spalle ci sono Fusco, Alfano, Giombini, Farioli, Gomez, con i piloti della TM che sono presenti come wild card, piloti che partecipano invece regolarmente al FIM CEV Moto3, insomma il mondialito junior della categoria. Ci sono tanti tentativi di allungo, prima Bartolini, poi ci prova Bertelle, ci ha provato anche Surra, ma niente da fare, i quattro rimangono compatti fino alla fine, fino a quando arriva la volata conclusiva che va a premiare per 17 millesimi Elia Bartolini, però verrà penalizzato di un secondo proprio al termine della gara e quindi la vittoria passa a Bertelle davanti ad Alberto Surra. Pre-Moto3 che nel quarto round dell'Elf Chief a Misano arriva alla sua settima gara con la pole position di Alberto Ferrandez con la Two Wheels Polito, che rientra dopo l'assenza nel round precedente di Imola, ma c'è subito Zanni, scatta benissimo, lo sorprende e va in prima posizione. Si allungano subito i primi, Ferrandez però risponde come fa sempre, qui Pini purtroppo un high side molto violento, immagini che impressiona, ma i danni sono soprattutto per la moto. E qui attenzione, Vasilis Panteleakis in uscita dal carro, ricordando quel terribile incidente che ci ha portato via Ugo Millan una settimana fa, e lui molto bravo, si protegge dietro la moto, nessun contatto, bene così, ma davvero complimenti per la reazione molto molto pronta di Vasilis Panteleakis. Qui abbiamo purtroppo un'altra scivolata con Pelosi e la Beon, pilota un po' sofferente, la gara poi prosegue e davanti a una battaglia a tre con Zanni, con Trolese e con Ferrandez, ed è una gara bellissima sul passo del 48 basso. Qui purtroppo arrivano altre scivolate, gara che con Romito in questo caso, gara che si fa complicata proprio nel finale, il colpo di scena, Ferrandez tradito da un problema tecnico, deve addirittura abbandonare la gara ed è una sfida due tra Zanni e Trolese, la spunta Zanni con 145 millesimi di vantaggio. Super Sport 300 ad affrontare la prima delle due gare al Misano World Circuit nel quarto appuntamento dell'Elf Chief 2021 con la pole position di Matteo Vannucci, fino a qui dominatore della stagione, arriva da 4 secondi in posti consecutivi, una vittoria al Mugello, un margine in classifica di 45 punti su Emanuele Vocino e di 46 su Bahattin Sofoglu. Gara che si preannuncia tiratissima, molto molto caldo, 33 gradi l'aria, oltre 50 l'asfalto, qualche contatto in mezzo al gruppo inevitabile, mentre le due Yamaha di Vannucci e di Sofoglu prendono il largo, allungano in maniera decisa e perentoria sin dal primo giro e non ci sarà più niente da fare per gli avversari. Ci prova il francese Hugo De Cancelis, mentre qui in uscita dalla Misano e Omer Bonoli a commettere un errore, non subirà penalità perché come vedete si scusa e poi lascia passare agli avversari. Qualche caduta, le condizioni come dicevamo sono abbastanza difficili, il ritmo di gara impresso da Vannucci e da Sofoglu è impressionante sul 50 basso, vanno veramente fortissimo, un record dietro l'altro per tutto il circuito di Misano, una gara straordinaria, mentre De Cancelis non riesce a tenere il passo, non aggancia i primi due, viene recuperato in questo caso dall'ottimo Leonardo Carnevali che sta a sua volta disputando una gran gara con la Kawasaki del box Pedercini. Corse il finale, le ultime curve sono davvero stupende, emozionanti, da paura, con Sofoglu che in uscita dal curvone inventa un super sorpasso, ma non è ancora finita perché la Misano, il turco si presenta davanti, ma guardate che cosa fa Matteo Vannucci, prende la scia, si accoda al momento giusto, esce come un falco e per 38 millesimi brucia l'avversario, quindi Vannucci, Sofoglu e Carnevali sul podio.
600 Supersport al Misano World Circuit con la pole position di Federico Caricasulo in 38,273. Al suo fianco Roberto Mercandelli. Andy Verdoia scatta molto bene Caricasulo, così come Massimo Roccoli, che sì, e ci regala ancora una volta una partenza straordinaria. Davvero molto bravo, guadagna subito la seconda posizione. Un po' più attardato invece il leader della classifica generale, Marco Bussolotti, stirpe in questo caso in lotta con Manfredi. Sarà una sfida molto molto bella quella tra questi due piloti. Attenzione Foligni, Filippo Foligni purtroppo cade, sembra un problema anche alla spalla poi per lui. Per fortuna il gruppo scorre senza grossi problemi, si alternano i piloti al comando, anche se Caricasulo sembra davvero avere un gran ritmo. E il colpo di scena è questo, purtroppo la prima variante del parco va giù, Marco Bussolotti, non ci voleva per lui, una scivolata pesante. Questo invece è l'australiano Jack Mahaffey al tornantone della Quercia, quindi campionato ancora più riaperto nonostante la classifica fosse già molto corta. Bene bene tra i protagonisti anche Andy Verdoia, il francese in questo caso in bagarre con Stirpe Roccoli per il terzo posto, perché per la vittoria se la vedono là davanti Caricasulo e Mercandelli. Ma Caricasulo un ritmo infernale, Mercandelli non regge fino alla fine, va a vincere Federico Caricasulo precedendo Mercandelli, mentre bravissimo Roccoli in terza posizione. È storia, Misano World Circuit Racing Night CIV Elf CIV 2021 Superbike, con questa pole position di Alessandro Del Bianco con la Honda del DMR Racing, ma il super campione Michele Piro Ducati Barney Racing è già al comando. Un contatto subito tra la Suzuki Penta Motorsport e Agostino Santoro con la Ducati del Broncos Racing Team, auto tutti e due purtroppo alla prima variante, davvero un peccato. Del Bianco prova a forzare il ritmo, cerca subito giri veloci, vuole la vittoria, vuole provarci, vuole fare qualcosa di magico in una notte magica. Qualche errore qui nelle retrovie, nulla di grave però, c'è una bellissima sfida con diversi piloti impegnati, il tentativo di andare a recuperare con Zanetti che fa diversi sorpassi, davvero bravo Flavio Ferroni, bene il suo inizio di gara e però poi va in calando. Del Bianco l'abbiamo visto oltre il cordolo, oltre i limiti della pista arrivano le penalità, un primo warning e un secondo, mentre Michele Pirro lo raggiunge e lo attacca la variante del parco, riesce a superarlo, ma Del Bianco insiste, è una fase di gara fantastica tra questi due piloti. La penalità che grava sulle spalle di Del Bianco è pesante, dovrebbe guadagnare un secondo su Michele Pirro, non ce la fa, arriva anche un altro secondo nel finale di gara, vince Michele Pirro. Del Bianco taglia il traguardo secondo, ma con due secondi di penalità è Zanetti in secondo e Del Bianco terzo.